grande pianista russo Arkady Volodos, protagonista del primo appuntamento del 2023 della stagione concertistica aretina. Il maestro Volodos si è esibito al Teatro Petrarca con una dedica omaggio alla pianista spagnola Alicia de la Rocha, che ha lasciato al pubblico interpretazioni memorabili della musica iberica per pianoforte. Il programma ha così avvicinato la cultura d'origine sia della dedicataria che di Volodos, accostando le magiche iridescenze della musica del catalano Monpou e il visionario pianismo tardo-romantico del moscovita Scriabin. Prosegue così la stagione concertistica aretina promossa dalla Fondazione Guido d'Arezzo e dal Comune per la direzione artistica di Giovanni Andrea Zanon. Tanti gli appuntamenti in programma che andranno avanti fino ad aprile, alternando una serie di concerti di musica classica e sinfonica di altissimo pregio nazionale ed internazionale. Dopo Volodos, il 7 febbraio, toccherà al discusso concerto della soprano Anna Netrebko, confermato nelle ultime ore dallo stesso primo cittadino Alessandro Ghinelli.